fianco ci smazza, poi tira e poi guarda, dalla terza fila, testa davanti come un missile, sorprendendo anche Roma in Spazzola, quindi come una che non si aspettava. Sembrava veramente un colpo di pistola, talmente arrivato veloce. Cantona adesso alle spalle dovrà adattarsi a quello che farà Van der Brandt. Poi la terza posizione per Cismat, Bruno! O per Strack, forse per Strack, non l'abbiamo ancora visto perché le due vetture sono scure. E quindi, gran numero! Mamma mia! Van der Brandt con Castoral e Strax, quindi ne approfittano per andare dal Joker Left, Castoral e Strax, e fortuna vuole per loro che si non riesce a passare. Spina in fila, a fare un po' da tappo a Castoral, quindi potrebbe essere il momento opportuno per Mister Van der Brandt in testa col numero 32 per sparare tutte le cartucce della sua Colt e cercare di portare a casa una insperata vittoria in questa categoria delle Super Touring Cars Mini. Ha sempre un'entrata in rettilineo che promette di tutto e di più, ma va anche lui, incredibile. Vediamo quant'è il suo margine di vantaggio. Vediamo il vantaggio dopo un giro in 56 e 141, 5 secondi e 9. Deve andare più sempre, perché altrimenti sotto si va. Van der Brandt rimane davanti a Castoral, che è ovviamente l'uomo da battere in assoluto davanti della tranquilla, ma non ha ancora fatto il Joker Left, quindi adesso Castoral le proverà tutte e ne sta approfittando anche Bruno Zirmas, che dietro riesce, perché Van der Brandt riesce a tenere dietro Castoral, lo chiude contro il terrapieno, ma era davanti, quindi nulla di scorretto. Tutti vicinissimi adesso, addirittura Castoral deve trovarsi due alle calcagna, gara che non abbiamo visto in tutte le hit in questa categoria. Bisognava arrivare alla finale per vedere tutto questo pandemonio. Ce ne sono 10, basta. Via Bruno Zirmas, incredibile, Castoral con dei problemi, probabilmente ad ogni entrata una marcia, perché adesso vediamo che sta ripartendo, però incredibile, è passato Bruno Stirmack in seconda posizione, in terza Strax, e adesso Castoral a inseguire, davanti c'è Thielen, ma Thielen non ha ancora fatto il Joker, quindi diciamo che la strada per il momento che è in discesa per Van der Brandt, partito dalla terza fila con una partenza veramente spaventosa. Steve Stines, Thielen in prima posizione. Mai e poi mai avremmo immaginato Roman Castoral in difficoltà. Mai e poi mai. Eppure così. Se nel calcio si dice che la palla è rotonda, nel sport del motore tutti non arrivano a maniera certa a sancire le posizioni, tutto può essere di tutto e di più o solo aria fritta. Non avremmo scommesso un nichelino su chiunque altro che non fosse stato Mr. Roman Castoral. Andiamo all'ultima tornata, a questo punto Thielen esce dai giochi perché dovrà andare al Joker Lab e rientrerà probabilmente quinto. Si dimentica, come dite che l'ha già fatto, ma l'ha già fatto il Joker. Sì, l'ha già fatto.
al primo giro. Allora mi sono perso questo. Oh, guarda, guarda. Consumata, e allora Dylan sì che se la porta a casa. Non ci siamo accorti guardando quelle che erano, ma ho chiesto lui alla postazione dove loro tengono il conto di tutti quelli. Oh, terzo! Castoro al terzo! Castoro al terzo! Strax contro il muro! Con 46, Strax va Strax contro il muro! Nel terrapieno in uscita dalla 4, Pastoral ci prova ancora per andare all'attacco di Van der Brandt e ci prova. Guarda Pastoral! Oh, in due ruote, sono ruote! Oh, shit! Van der Brandt in seconda! Mamma mia! Muro! Oh! E quinto Pastoral! Questo per quinto Pastoral! Il nostro display, porca puttana, vittoria, è andato contro il muro, voi, eh? Killen.